Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Benvenuti a Ricette per vivere bene. La puntata di oggi è dedicata alla psicoalimentazione. Vi presento le mie ospiti, che sono Marilu Mengoni. Benvenuta. Piacere. Grazie. E Laura Fedele. Piacere, buongiorno. Allora, abbiamo questa bella tavola imbandita, sono tante le cose che prepareremo per voi. Ho accennato all'argomento che è la psicoalimentazione, che è un marchio proprio registrato, è un'idea nata proprio dalla nostra Marilu. Allora, ci vuoi innanzitutto introdurre la prima ricetta che Laura inizierà a preparare e poi spiegare cosa si intende con questa parola? Certamente, allora, intanto andremo a lavorare sicuramente su tutte le connessioni che ci sono tra quello che mangiamo e l'umore. Tanto è vero che appunto la prima ricetta che andremo a fare sarà una colazione che ci serve per stare bene, per avere un tono molto alto subito dalle prime ore della mattinata, che sarà appunto fatta con ingredienti che sono ricchi di sostanze di un certo modo. Per esempio, quello che sta facendo adesso Laura, sta mettendo dell'avena all'interno di questo contenitore proprio per fare un latte a base di avena. Latte, certo. Una cosa molto semplice, perché l'avena? L'avena è ricchissima di omega 3. Consideriamo che questa qua ha anche vitamine del gruppo B, magnesio, zinco, tutte cose che servono per sollevare l'umore, di cui spesso potremmo essere anche un po' carenti. Quindi quello che andiamo a fare adesso sarà una colazione proprio a base di questo. Quindi ci preparerete un menù, diciamo così, nemmeno un menù, una dieta tra virgolette giornaliera, dove lo scopo è quello proprio di avere un effetto sull'umore, sul buon umore. Esatto. Giusto? Perfetto. Allora Laura ha quindi aggiunto l'avena all'acqua in questo che poi è il contenitore di un mixer, quindi esatto. Basta come elettrodomestico, basta un mixer, po' di acqua. Questa è una cosa un pochino particolare perché ha anche un grande filtro, se andiamo a vedere qua, e questo filtro serve proprio per far sì che il latte venga filtrato e quindi l'avena al meglio. Quindi in questo modo acqua, avena, semplicemente, poi se uno vuole può anche dolcificare con dei datteri, con dell'uvetta, si possono fare in questo modo. Una volta messo insieme le cose, basta frullare proprio con un frullatore a immersione e esce fuori immediatamente il latte, che è anche un latte crudo, quindi non è neanche cotto, perché l'avena è stata semplicemente messa in ammollo, quindi in ammollo tutta la notte, quindi messa poi nel contenitore, e adesso vediamo cosa esce fuori con il latte che esce fuori. Sì. Guarda, divertente. Sì, si può utilizzare anche un estrattore eventualmente per fare questo latte? Esatto, si può fare anche con l'estrattore, quindi avendo un estrattore a casa, sempre mettendo in ammollo l'avena o le mandorle o qualsiasi cosa da cui vogliamo estrarre il latte, viene una cosa di questo tipo. Questo è molto veloce, molto semplice da fare. Sì. Come preparazione. Sì. Benissimo. Marilu, scusate se vi interrompo, ma i semi di chia li mettiamo subito? Certo, adesso prepariamo questa colazione mettendo appunto latte, semi di chia, poi abbiamo della frutta da mettere. E i semi di chia abbiamo messi in ammollo in modo che venga fuori un composto un pochino più denso. Se vuoi puoi metterli anche successivamente, come vuoi. Va bene, allora lasciamo lavorare Laura, i nostri telespettatori mentre ti ascoltano possono anche osservare un po' quali sono le operazioni da eseguire, perché io volevo appunto fare un'introduzione su questa psicoalimentazione, no? Che dicevamo che è proprio una cosa che hai ideato tu, Marilu. Com'è nata? È nata in cosa consiste? E mettendo insieme le due lauree, appunto la prima in biologia, sono biologa nutrizionista, l'altra in psicologia, e ho capito che non possiamo assolutamente scindere le due cose, non possiamo
togliere la testa dal nostro corpo, togliere le nostre emozioni da tutto quello che stiamo vivendo. Per cui ho registrato questo marchio, che poi è un metodo che porto avanti appunto in Italia e all'estero, e facciamo appunto, teniamo conto di tutte le connessioni che ci sono e soprattutto cerchiamo di comprendere, facciamo comprendere, cerchiamo di pensare al fatto che non siamo così spezzettate. Prima cosa, abbiamo un corpo, quindi il corpo va nutrito, come vediamo qua, da tanti colori, da tante cose. Soprattutto vedremo anche l'importanza di certi alimenti per il nostro corpo. Il corpo va fatto muovere, non so quanti di voi faranno attività sportiva, ma è fondamentale, l'attività fisica è importantissima. Quindi una parte è il corpo, una parte è la nostra parte un pochino più spirituale, e bisogna quindi nutrire anche questa parte, che può essere anche una passeggiata nel verde, per esempio, ma meditare, preghiere, sono tutte cose che fanno parte di noi stessi. C'è un'altra parte di noi che è ricordarci che siamo esseri sociali, che quindi bisogna interagire e capirci, capire noi stessi tramite l'altro, perché l'altro ci fa sempre da specchio e ci serve per comprendere alcune cose di noi, quindi andare sempre oltre, decentrando il proprio ego. E poi c'è una parte che bisogna sempre ricordare, che siamo figli di Madre Terra. Quindi noi siamo la Terra, non siamo scissi, quindi bisogna esercitare la nostra responsabilità il più possibile nei confronti di questa. Quindi mettendo insieme tutte le cose c'è l'individuo, il nostro sé, e se noi lavoriamo a tutti i livelli possiamo raggiungere, io dico sempre, l'onda più alta della nostra, delle nostre possibilità di coscienza, di quello che abbiamo. È una bellissima immagine, sicuramente una visione olistica della persona, sì, che a noi piace tanto. Vediamo un attimo, Laura sta tagliando anche la vaniglia, quindi gli ingredienti di questo, di questa colazione sono il latte di avena con i semi di chia. Questo è baccello proprio, vaniglia cruda, sì, profumatissima, che dà una nota molto morbida e tanta allegria. E quindi stiamo componendo per adesso la bevanda, giusto? A cui poi si aggiungerà... Vuoi sentire che profumo? Ah sì, buonissimo. Poi si aggiungerà la frutta. La frutta. Frutta, okay, di stagione, naturalmente. Abbiamo scelto la mela, perché ora ci sono le mele buonissime, stanno iniziando, la metto direttamente. Ovviamente non può mancare una visione anche in linea con la stagionalità, no? Nel tuo metodo. Sì. Volevo finire un pochino la presentazione di questa puntata e raccontare qualcosa anche della nostra Laura Fedele, che oggi è qui in versione di chef per noi, e quindi volevo sapere com'è nata la vostra collaborazione. Laura, e di cosa ti occupi tu? Allora, io sono chef e naturalmente cucino esclusivamente cibi vegetali, e io e Marilu ci siamo conosciuti in alcune fiere in giro per l'Italia e abbiamo simpatizzato, ci siamo conosciute, ci siamo piaciute subito. E niente, siccome abbiamo dei progetti che hanno molte cose in comune, ci siamo ritrovate e abbiamo deciso di fare un percorso insieme. Ah, bene, tra l'altro volevo anche aggiungere che le nostre due ospiti di oggi vengono dalla Toscana, Marilu dall'Argentario, che è un luogo, esatto, meraviglioso che io, esatto, ho visitato, veramente incantevole. Tu, Laura, da Viareggio, se non sbaglio. Da Montecatini. Ah, ok, altro posto fantastico, insomma, quindi vi ringraziamo anche per aver fatto questo viaggio per venire da noi, per essere nostri ospiti. Allora, mi sembra che le cose principali che dovevano introdurre la nostra puntata di oggi le abbiamo dette. Ora volevo capire un po' di più su quello che preparerete per noi, Marilu. Sì, sarà tutto un percorso appunto sul utilizzo di cibi che aiutano a non solo ad alzare le difese. Quindi dobbiamo utilizzare prodotti come può essere la zucca, possono essere tanti tipi di frutta, i cachi per esempio, e quindi faremo una giornata tipo, iniziando dalla colazione, poi daremo anche degli spunti per fare qualcosa anche a metà mattina se viene fame. Attenzione, mangiamo solo se abbiamo fame, che è una cosa importante, ma mangiamo anche cose che danno gusto e danno piacere alla nostra mente. E passeremo attraverso appunto un primo piatto, ricordandoci però che ogni tipo, sia pranzo che cena, va sempre preceduto da delle verdure crude.
perché è molto importante questo, abbassano l'indice glicemico di quello che mangiamo dopo, servono anche per darci un maggior senso di sazietà, aiutano a spazzare il nostro intestino è il nostro secondo cervello, va trattato bene. Attenzione che la maggior parte della serotonina, che è questa molecola del piacere, viene prodotta nell'intestino, quindi se il nostro intestino sta male, logicamente non possiamo pensare di stare bene anche psicologicamente. Quindi abbiamo studiato questo menu proprio per lavorare a livello di benessere psicofisico. E prepareremo anche un dolcetto, faremo vedere come si fa un dolce per la merenda, perché non è che non dobbiamo mangiare dolci, per stare in forma dobbiamo solo mangiare bene, senza neanche pensare alle quantità. Se noi scegliamo il giusto alimento, arriviamo in forma, forma fisica e anche direi psicologica, in maniera naturale. Perché cominciamo a mettere le cose e il nostro corpo ci racconta e ci dice di quanto ne ha bisogno. Quindi faremo un primo piatto crudo per vedere come si fa cose anche veloci. Vogliamo fare cose che siano buone e veloci, perché altrimenti poi ci perdiamo, no? Ci piace, facciamo tutti questi corsi di cucina, poi diciamo, vado a casa e adesso butto la pasta perché faccio prima, no? Cioè, abbiamo sempre queste modalità. Quindi vogliamo poi far vedere come si fanno cose buone ma veloci, anche quando avete poco tempo. Quindi come si può velocizzare... Parliamo qui di colazione, ma come si può velocizzare un pranzo, come si può fare anche una merenda dando il gusto al palato e una cena che sia semplice da prepararsi, ma per tutta la famiglia, tra l'altro. So, oppure se si è single va benissimo anche da single, ma che sia una cosa che dà gusto al palato. Attenzione, perché noi mangiamo con i sensi, non mangiamo solo con la bocca, mangiamo con gli occhi, certo. Mangiamo con le orecchie, sentiamo questo rumore, no? Adesso di mela, sì. In questo caso, quindi sì. Dobbiamo darci del piacere, perché è l'unico modo per portare avanti un vero piano alimentare, perché se non c'è piacere e se c'è queste diete tristi, no? Dico, cosa fai? Voglio dimagrire, mangio meno di qualche cosa, queste diete di solito falliscono, non bisogna mangiare meno ma bisogna mangiare meglio, quindi vi faremo vedere a tutti quanti che ci stanno ascoltando e vedendo come possiamo fare questo progetto. Marilu, vuoi molto continuare semplice. Tu l'assemblamento? Ma puoi anche mettere insieme, se vuoi, una parte rimane, sì, un poco latte. Vuoi un po' di semi di chia o li lascio a parte? Lasciamoli ancora a parte, poi sì. mettiamo tutto insieme. Questa è fatta, quindi con il mela, latte. Mela a tocchetti, una parte frullerà, la frulliamo, diventa questa sorta di mousse e dopo ci aggiungiamo ancora un po' di mela mettendolo su una tazza. Ah, ok, quindi diamo la parte cremosa e aggiungiamo la parte di mela, sì, che rimane a tocchetti, che è più croccante. Sì, così, allora, a chi piace, per esempio, io sono ormai disabituata ai sapori troppo dolci, vaniglia e mela per me è già più che sufficiente. Sì, sì. Naturalmente chi invece ha bisogno di un po' più di dolce può utilizzare dello sciroppo di agave, di acero, insomma dei dolcificanti naturali per questo. Hai detto molto bene, infatti è così, la maggior parte delle persone che consumano alimenti, diciamo, industriali poi ha come una assuefazione, no? A, sì, questo tipo di dolce, e quando se ne disintossica poi non l'apprezza, sì, più, è proprio, sì, qualcosa che in effetti non ci fa bene, il nostro corpo ce lo dice. Sì. Vedo tanti libri qui sui nostri tavoli, sì, anche tu ne hai scritti parecchi, anche perché volevo dare qualche indicazione ai nostri telespettatori che volessero saperne di più sul tuo metodo. Sì. Certo. Sia, poi mi dirai anche che corsi, sì, tieni, okay, dove li tieni, come lavori, e poi intanto che ce li abbiamo, sì, qua, volevo sapere qua se davanti si trovano anche delle ricette. Sì, ci sono sia dei libri con delle ricette, quindi sono questo sul metodo Cusbin, uh-huh, anche su Pigasus, il pianeta Vegamo, uh-huh, che è un viaggio per andare verso un pianeta dove dei ragazzi imparano le regole di una sana nutrizione, non solo, imparano tante cose quando vanno su questo pianeta e ci sono ricette anche lì, ma insomma ricette molto anche semplici da farsi. Poi ho scritto un libro per donne sole, cioè con il sole, quindi una cosa per rendere luminosa la nostra vita, anche se a volte potrebbe piovere, come oggi, purtroppo. La luce ce la possiamo portare noi dietro. Poi c'è Dimagrisci con la psicoalimentazione, Esci di testa, entra nel cuore, che è un libro sulla presenza, sull'esserci, e c'è un altro libro che adesso non ho portato, ma è perché è finito ed è in ristampa, e poi sono una dei protagonisti del film Food Revolution, di Thomas Torelli, insieme a Franco Berrino, a Colin Campbell. Ah, molto interessante, guarda, un sacco di progetti, un sacco di lavori. Sì.
mi piace. Poi dall'altra parte del tavolo invece abbiamo il libro di Laura Fedele, che è Amore crudo ed è un ricettario. È un ricettario di 32 ricette di crudismo vegano, dall'antipasto alla merenda, ai primi, dolci, naturalmente tutti naturali, senza zucchero, dolcificati naturalmente. È il mio primo libro, spero che incontri, insomma. Di andare avanti. Intanto noi qua lo facciamo vedere, ha una bellissima copertina piena di cuoricini che piacciono tanto alla mia bambina, le sue amichette, cuoricini. E quindi bene, bene, mi fa piacere, no? Sapere un po' di cose, un po' più cose sulle nostre ospiti. Corsi, incontri, conferenze? Sì, faccio corsi di psicoalimentazione adesso in tutta Italia, ne ho programmati a Vicenza, la settimana scorsa ero a Roma, poi il prossimo sarà a Vicenza all'11, ce ne sono diverse. Magari si può date. Vedere qualcosa sui tuoi canali social o un esatto, sito? Ho un sito che è psicoalimentazione.it e lì appunto metto tutte le varie date che ci sono. Invece per quanto riguarda te, Laura? Io niente, organizzo delle cene a tema particolari nei ristoranti che le gradiscono, che le richiedono, cucino sia crudismo vegano che cotto e nel, diciamo che nel mio ideale è unire le due cose, ecco perché mi trovo molto bene con Marilù, e unire magistralmente il cotto con il crudismo. Benissimo. Allora, la nostra colazione direi che è pronta, giusto? Sì. Cioè, ci sono tutti gli ingredienti. Forse mancano i semi di chia, vi sentivo per la zona. Un po' di semi di chia. Ma c'è anche due bacche di goji, se vuoi. Ce l'hai laggiù. Va bene. Va bene, sappiamo che si possono anche mettere, eventualmente. Se volete potete aggiungere qualche bacca di goji che ha le sue, quali sono le proprietà? Antiossidanti. Ma vogliamo assaggiare? Sì, perché no? Cioè, vado io a prendere i cucchiai? No, ce l'ho già, guarda, ce n'è uno, vado a prendere magari degli altri. Se è giusto. Intanto voi assaggiate e dite se va bene, infatti, okay. Torno subito. Allora, questo che assaggio prima io. Vai tu, il chef deve assaggiare, cos'è? Delicatissima, buona. Ok. Cioè, questo sono molto curiosa anch'io, quindi mi aggrego. Vai. Ecco, facciamo. Cerco di prendere un po' tutti gli ingredienti, ma l'avena è rimasta un pochino, anche all'avena diciamo in chicchi. Metterla sia quello che avanza lì. Secondo me questa è una colazione anche per i bimbi, fantastica. Forse per i bimbi un pizzico di sciroppo d'acero, un po' più dolce. Per me è dolce giusto, non so per te. Secondo me è dolce giusto, però, però ho una bambina piccola e so che gradisce. Sì, molto di più. Gradisce il dolce. La faremo assaggiare. Sì, la faremo assaggiare e vi dirò poi cosa mi ha detto. O di agave, quello che in più... Guarda, che dà anche un tocco di colore in più che non guasta mai, per avere i nostri piatti. Sembra quasi caffè. Per un po' colorati. Adesso sta scendendo, non so se si vede ancora. Benissimo, dopo la colazione, quindi cosa prevede il nostro menù quotidiano? Quindi, la cosa migliore è alzarsi, fare colazione, meglio prima di colazione bere un po' di acqua, ma un paio di bicchieri di acqua per esempio, o anche acqua e limone, dopodiché si fa colazione. Poi aspettiamo un po' e facciamo a metà mattina, sarebbe bene avere uno piccolo spuntino, che però sarebbe a base di frutta, sarebbe la cosa migliore, sì. E poi arriviamo a pranzo. Mm-hmm. Allora adesso ci accingiamo a preparare il pranzo. Io pensavo di fare invece un frullato. Facciamo, va bene. Che potrebbe essere l'alternativa alla frutta cruda. Se siamo mattina. A casa. Mm-hmm. Sì, se siamo a casa. Sì. Abbiamo la nostra colazione. Mm-hmm. La cosa più pratica, logicamente, se andiamo fuori, è portarsi dietro della frutta. Se siamo a casa possiamo fare anche altre cose, tra cui anche un frullato. Scusa Marilu, ma qui ci sono delle piccole intruse. No. Va bene, volete fare i saluti con noi? Volete salutare? Sì, perché hanno sentito un profumino. Noi gliela facciamo assaggiare. Volete assaggiare anche voi? E le andate pure a assaggiare. Sì, prendetelo su con voi e andate a assaggiarlo. Guarda, alla Bianca piace di sicuro la tua amichetta. Assaggiala anche tu. Fa diventare grandi e forti. Va bene, noi intanto prepariamo il nostro frullato. Allora, io siccome non si spreca nulla in cucina,
Sfrutterei i semi. Sì, certo. I semi del certo. Qua sono assolutamente ottimi. Qui abbiamo un tra virgolette avanzo. Qui veramente non facciamo avanzare nulla, no. E quello che è avanzato tra virgolette lo utilizziamo. Abbiamo dell'avena e dei semi di chia ricchissimi entrambi di omega 3 e che aiutano veramente nell'umore. Se vogliamo pensare a livello di stare bene, naturalmente senza esagerare, perché se ci sono le dosi troppo alte anche di omega 3, in quel caso lì non è positivo, ma nelle giuste dosi, cioè negli alimenti che andiamo a trovare, sono ottimi proprio per questo. Allora noi utilizzeremo l'avanzo, tra virgolette, perché non avanza nulla. Non si scarta niente. Sì, perché è un peccato. Per fare questo frullato che poi prevede quindi mela e carota e mela, anche altri ingredienti? Due clementine che ora sì. Sono estratte buonissime. Sì. E un pochino di latte per non buttare via nulla. Sì. E i semi che abbiamo. Che abbiamo già. Va bene, visto che questo è abbastanza. Facile da preparare, no? Poi magari ci dirai se dobbiamo avere attenzioni nella sequenza. Io lancerei un attimo la pubblicità, ci rivediamo dopo con il nostro frullato, tra pochissimo. When we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Ben ritrovati Ricette per Vivere Bene, siamo con Marilu Mengoni e con Laura Fedele. Come sentite il frullatore sta lavorando, ci siamo lasciati prima della pubblicità annunciando che Laura avrebbe preparato per noi un frullato da consumare a metà mattina, no? come merenda di metà mattina. Mm-hmm. È bello denso, lo vediamo. Sì. Sì, abbiamo utilizzato gli scarti della colazione perché niente deve essere sprecato. Quindi i semi di chia, i vari semi, il latte avanzato, abbiamo aggiunto due mele, due clementine, un pezzettino di zenzero che fa molto bene per l'inverno, una spruzzatina, qualche goccia di limone e poi che cosa? La carota. Vedi, me lo dimentico qualcosa. E ora noi ce lo assaggiamo, certo, e il latte. Il latte di avena che abbiamo fatto stamattina, sì. Insomma, l'aspetto è invitante, bel denso, anche il profumo c'è. Sì. E questo è lo spezza digiuno. Pranzo poi invece prepareremo un couscous di cavolfiore. Fatto proprio con il cavolfiore. Sarà una cosa veloce da farsi e se invitate degli amici sarà una cosa eccezionale perché rimarranno stupiti. Perché il sapore quando tu mangi del cavolfiore crudo e fatto in un certo modo che somiglia a couscous ha veramente un sapore di quasi sembra pasta. Mm-hmm. Quindi adesso cominceremo il cin. Intanto facciamo il cin. A cosa bisogna pensare in questo modo? Perché una cosa molto importante, stiamo parlando di psicoalimentazione. Buonissimo. E delle nostre relazioni con l'umore. Tutto ciò che crea un picco glicemico, attenzione, potrebbe darci un calo dell'umore. Questo vuol dire che se noi siamo abituati a farci uno spezzafame la mattina con un pezzetto di pizza, è assolutamente sbagliato. Eh certo. Perché picco di glicemia nel sangue, questo vale anche per gli zuccheri semplici, per gli zuccheri quando mangiamo gli zuccheri, picco di glicemia, quindi glucosio che viene sparato nel sangue in maniera esagerata, a questo segue un picco glicemico, dal picco glicemico un picco insulinico, la glicemia va giù, più giù di quello che dovrebbe. Si va in una sorta, si ha la stanchezza, tipica. L'irritazione, ma si hanno stati ansiogeni e depressivi. Quindi un po' di irritazione. Quindi potrebbe essere che io, e anche di nuovo viene la fame, quindi potrebbe addirittura essere che ho fame ma perché ho mangiato. Quindi bisogna anche un po' studiare, tra virgolette, una volta che uno ha imparato delle cose poi va in automatico. Quindi un tipo di alimentazione, un tipo di pasti che siano un po' a indice, a carico, diciamo, glicemico un po' bilanciato. Certo. Quindi per stare anche meglio d'umore. Anche perché per abitudine a volte magari viene voglia, no? dell'alimento di un certo tipo. Però io vedo che se in quel momento ho portata di mano un frutto, qualcosa di più sano, mi passa quella voglia. Sì. E sicuramente la salute ne guadagna, come ci stai spiegando tu, anche l'umore, anche il nostro benessere psicofisico. Esatto. Allora questo lo porto dal pubblico, intanto che faccio assaggiare anche il nostro pubblico.
Buonissimo, è vero, molto buono. Intanto stiamo preparando tutte le cose che serviranno proprio per fare questo couscous di cavolfiore, che faremo con un cavolfiore crudo, che tanti non pensano che si possano mangiare certi alimenti, come potrebbe essere la zucca, come potrebbe essere il cavolfiore, in crudo. Sì. Perché lo possiamo fare e hanno un sapore delizioso, poi vedremo anche come abbinare le cose affinché sia ancora più delizioso, non da soli. Anche delle belle insalate, quando si fanno le insalate, non male metterci qualche cima di cavolfiore, proprio perché dà quel senso croccante. Attenzione, quando noi sentiamo il croccante ci sentiamo più sazi. Quindi quando vogliamo stare un pochino più attenti... Poi ci obbliga anche a masticare di più, no? E quindi a impiegare più tempo. Sì, anche questo è molto E quindi importante. A sentirci più sazi. Sì. Perché a volte se si mangia velocemente, si ingurgitano le cose, lì per lì sembra di avere ancora fame. Esatto. Invece la masticazione è fondamentale. Sì. Gli antichi dicevano dovremmo masticare i liquidi e bere i solidi. Ovvero i solidi devono diventare talmente... liquidi che sono quasi bevuti. È molto importante questo per tanti tanti motivi. La masticazione è fondamentale, tante persone se lo dimenticano di masticare, si mangia e non si mangia in fretta, è la nostra società, no? Che ci porta a correre sempre. Sì. E quindi si butta giù qualcosa in velocità, ma non è una buona abitudine. Poi sicuramente la digestione ne risente. Sì, perché... con gonfiore e tutti i problemi poi, no? Di cattiva digestione che sì. Sono comunque molto diffusi, no? nella nostra società. Senti un po', Mara, dimmi una cosa, sono curiosa di sapere se sei diventata prima biologa nutrizionista o prima psicologa? La prima laurea in biologia. Quindi ho preso 24 anni, così. La seconda l'ho presa in psicologia. Quando mi sono iscritta a biologia non sapevo ancora bene, non era ben chiara la cosa, non sapevo cosa fare, vabbè faccio questa, pensando di rimanere lì, tra virgolette. Poi la passione è stata molto grande, quindi la seconda cosa l'ho presa in psicologia, anche perché quando tu trovi persone che ti raccontano delle cose che vengono in studio, devi essere anche molto psicologo. Quindi anche come nutrizionista devi essere molto psicologo per capire. Infatti le mi piace molto questa unione che hai fatto delle tue due professionalità. Sì. Perché in effetti, come dici tu, in un approccio olistico una cosa non può non tener conto anche di un'altra. Sì. La nostra salute fisica non può prescindere dal esatto. nostro benessere mentale. Sì. Quindi è molto, molto bello questo percorso professionale sì. che tu hai fatto. Le cime di cavolfiore nel tritatutto e ora le sminuzzo grossolanamente. Sta diventando couscous. Sì. Poi ci aggiungo l'aspetto è proprio quello. Sì, sì, la carota, sedano. Mentre voi chiacchierate, io sì, vado e poi sì. anche non frullare, che sono pezzettini, alcune cosette. Sì, sì. sì. Abbiamo detto tutti gli ingredienti già, Mariluz, di questo couscous o li possiamo un attimo ripetere? Ripetiamo. Abbiamo il cavolfiore, la carota, il sedano, crudo, prezzemolo. Che conviene forse lasciarlo anche a pezzettini sì, così sì. almeno una delle cose, prezzemolo, e un po' di limone scorza che ci sta benissimo, mm-hmm. e l'uva passa se vogliamo farlo in maniera agrodolce, sì. e l'olio viene messo poi, olio extravergine d'oliva lo mettiamo alla fine, abbiamo detto tutto? E prezzemolo, ok, eccolo qua. Tutto a crudo? E anche un po' di zucca cruda, qualche pezzettino di zucca cruda. Sì. E quindi nella nostra giornata ideale per la quale stiamo cucinando oggi, questo è il pranzo. Dopo questo ci sarà poi l'ultimo piatto, che è quello per la cena. Oh, hai previsto anche uno spuntino? Beh, lo spuntino può essere ancora una volta la frutta, come dicevi prima. Sì, può essere un dolcetto, un dolce veloce, fatto anche come abbiamo visto stamattina sì. per la mattina. E poi abbiamo appunto una cena che sarà appunto tra poco spiegata. Su questo qua devo dire che se riusciamo a mettere dei pezzetti appunto così croccanti, possiamo, ora questa la facciamo una versione base, perché non bisogna esagerare neanche con gli omega 6 che stanno nei semi. Abbiamo usato già i semi di chia nella giornata, sì. quindi abbiamo già usato alcuni tipi di prodotti, per cui non abbiamo messo le mandorle. Devo dire che ci stanno bene anche le mandorle, volendo. Quindi un po' di l'alternativa in alternativa potrebbe al seme. Essere anche dentro questo couscous un po' di mandorle. Quindi la parte proteica qui c'è? Allora, come parte proteica pensiamo di metterci un pezzo di avocado, uh-huh.
quindi come parte... E poi anche i semi, no? I semi, certo, sono proteici. Senz'altro, in questo modo facciamo così. E, una cosa importante, quando si parlava anche di psicologia, anche in questi cambiamenti, questa è una cosa abbastanza strana se ci pensiamo, no? Perché è una cosa cruda, non siamo abituati a mangiare il crudo, spesso mangiamo velocemente cose cotte, è motivarsi proprio al cambiamento. Cioè, la cosa da fare è sperimentare, provare, sentire su di sé come si sta e naturalmente non sarà fatto una giornata di tutto crudo. In questo caso lo stiamo facendo per far vedere come è facile fare delle cose. Per motivarsi è molto bene usare anche delle parole giuste, ci sono delle parole che possono servirci per motivarci al cambiamento, di vario tipo. Per esempio, bisogna stare molto attenti alle cose che diciamo, perché le parole hanno una forza molto importante. Tu non puoi lasciarle andare. Per esempio, se una persona vuole dimagrire non può dire voglio perdere peso, come sento molto dire, perché il nostro inconscio non vuole perdere. E tutto ciò che perde lo vuole riprendere, lo vuole ritrovare. È una visione negativa, in effetti, la perdita sì, non è mai una bella quindi, cosa. Quindi, a nessuno piace perdere. Quindi quello che andiamo a fare è dire voglio dimagrire, voglio raggiungere qui il mio peso. Qui cosa stai aggiungendo? Tamari. Sì, è un insaporitore abbastanza delicato, il tamari. Ci siamo dimenticati il sale, però. Il sale lo vado a prendere io. Intanto vai avanti in questo discorso che mi sì, piaceva molto. Diciamo, non si dice perdere peso. Non si dice perdere peso perché appunto il nostro inconscio non vogliamo perdere, non giochiamo per perdere. Non solo, ci sono anche altre parole che possiamo sostituire. Per esempio, se vogliamo fare un cambiamento di questo tipo e diciamo ma com'è difficile, per me è un problema. La parola problema è pesante per noi. Quindi possiamo sostituirla con un'altra cosa. Per esempio, se viene qualcun altro e ci dice ho un problema, possiamo dire sì dai raccontami questa situazione, che diventa una cosa neutra, e per noi possiamo dire ok, mi è arrivata questa sfida, perché la sfida ci mette in moto per andare verso l'obiettivo. Ci sono delle parole che bisogna imparare a utilizzare. Quindi scusami, forse mi sono persa un pezzo, non si dice perdere peso ma si dice? Si dice dimagrire, si dice raggiungere il peso forma. Quindi trasformiamo, è un po' un vocabolario trasformazionale che dobbiamo usare, cercando di utilizzare le parole in positivo, perché anche il nostro corpo si mette in atto per raggiungere delle cose. E parole come problema, difficoltà, sacrifici non ci piacciono e al nostro inconscio non piace. Quindi è bello usare ce la faccio, è un cambiamento. Raggiungerò questo obiettivo. La parola obiettivo è molto positiva, è un'occasione che avete per imparare nuove ricette che possono fare bene al corpo e all'umore, per esempio. Volevo aggiungere una cosa, penso proprio che sarai d'accordo con me, quando si può mangiare in buona compagnia. Ancora bene, è ancora molto bene, esatto, sì. Olio di lino. Giusto? Olio di semi, olio di oliva. Sì, okay. Olio extravergine di oliva. Okay, andiamo a prendere l'olio. Sì. Ci vuole un goccio di olio extravergine di oliva e poi lascerai qualche pezzetto non triturato in modo che si rimanga così. Dove l'abbiamo posizionata? Che non la troviamo. Allora, la troviamo, cioè, qui in mezzo, eccola lì, guarda, uvetta sul tanino. L'uvetta per chi piace il gusto agrodolce, naturalmente, perché il limone ce l'hai messo? Sì. Un po' di limone, un po' d'uvetta dà questo, cioè questo connubio molto 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 particolare. Ecco qua un po' di olio extravergine d'oliva. Okay. Grazie. Quindi, quindi siamo arrivati alla uvetta, all'olio. Qualche goccia di limone, carota, sedano, prezzemolo, due fettine di avocado, sì, e qualche goccia di tamari, okay, uvetta. Che dà l'agrodolce, come non diceva Marilu, non frulliamo e lo più. Mettiamo in un piatto e per un vedere. Pochino di olio. Ok, allora prendo anche un piatto. Sì, così vediamo l'aspetto di questa cosa che è arrivata. Attenzione che il sapore è veramente delicato e assomiglia molto a quello del couscous, a chi piace naturalmente il couscous. Però è fatto semplicemente con il cavolfiore, potete dire ai vostri amici guarda ho fatto un couscous stasera, poi vedrete le espressioni del volto, perché in effetti poi quando racconterete che non è couscous ma che è cavolfiore crudo. Quindi come sapore si assomiglia alla assomiglia. Fine? Ah, e anche pensa. Come consistenza. Come consistenza sì, penso proprio sì. Che nel vederlo ci si possa... Ma questo è proprio un couscous crudista. Ok. Ora noi
Oggi mancano un po' di arnesi, però ci arrangiamo lo stesso. Insomma, siete abituate, no? Poi ora siamo un po' così alla buona, perché con un... Beh, bello. Molto bello, coloratissimo, sì. In effetti mette il buon umore anche solo a guardarlo. Sì, esatto. Perché il primo modo in cui lo mangiamo è con gli occhi. Sì. Quindi l'esempio tipico è che quando noi siamo sazi e ci passano avanti con il carrello del dolce al ristorante, non sappiamo dire di no. Perché è la fame della vista. Sì. E la fame della vista è molto importante per ora io ho messo per poco noi. Sale, Marilu, sale poco. Hai messo il tamari, quindi va benissimo. Sì. Tamari è già salato. È già salato. Poi naturalmente qui con molta fantasia possono aggiungere. E questa anche è una bella cose. Porzione. Sì. Qui hai messo, tra l'altro, hai messo un cavolfiore intero? Sì. O quasi. Meno? Quindi guarda, qui è avanzato. Sì, un cavolfiore non molto grande, però guarda che rende tantissimo. Sì, molto bello, molto invitante. Un'altra cosa che poi assaggerò. Noi abbiamo dei capperi, ci starebbero benissimo. Volendo, tutto così. Due capperini così. Guarda, allora, prima. Dicevamo, colazione, merenda, pranzo. E adesso? Poi possiamo fare uno spuntino a metà pomeriggio. Sì. E sempre tenendo conto di queste cose che abbiamo detto. Per esempio che tira sull'umore anche il cacao, qualcosa a base con il cacao. Cacao però crudo, attenzione, perché il cacao cotto non ha le stesse identiche proprietà. E cacao e vaniglia hanno questa proprietà di dare un tocco di piacere al nostro umore. E poi arriviamo a cena. È buono? È perfetto? Poi l'assaggiamo anche noi, assolutamente. Assolutamente dopo. Favoloso, questa è una ricetta tua. Sì. Quindi mettete insieme il vostro lavoro. No, potete trovare questa ricetta anche sul sito, tra l'altro, lo metteremo comunque qua, sul sito psicoalimentazione.it nella sezione di crudiste. Quindi ricette crudiste, poi faremo anche delle foto così almeno. Sì, assolutamente. Per la cena cosa abbiamo preparato? No, allora, dicevi, per la merenda. Sì. Per la merenda vediamo se... Sì, la facciamo dopo, dai. Potrebbe essere però o della frutta o una mousse di cachi, con questa stagione. Se avanzasse tempo magari prepariamo una merendina dopo, adesso ci dedichiamo alla cena. Col cacao, buonissima. Cacao. Sì. Okay. E poi per la cena cosa abbiamo? E per la cena invece abbiamo detto di fare il cotto, e facciamo un pasticcio di patate, cavolo cappuccio e questo rosso. Radicchio rosso. E come base proteica abbiamo detto i fagioli. Sì, fagioli. Sì, okay. Sì. Vado a prendere i fagioli. Perché una base proteica ce la mettiamo sempre. Ricordiamoci che la sera è meglio mangiare sobri, in maniera più sobria, perché poi dobbiamo andare a letto. Una cosa importante per l'umore, ricordiamoci, dobbiamo imparare a dormire. Non stiamo la sera tutta la notte davanti ai monitor, perché questo dà fastidio al nostro sonno. Se noi riposiamo bene, anche il nostro umore poi sta meglio, siamo più rilassati durante il giorno. Quindi per dormire bene la sera bisogna fare una cena cosiddetta da povero, quindi una cena più sobria, meglio se anticipata da un po' di verdura cruda. In questo caso poi abbiamo un secondo fatto con i fagioli e della verdura cotta come contorno, che è questo pasticcio che ci sta per preparare Laura, che ci permette poi di essere più rilassati quando andiamo a dormire. Quindi la base importante, ricordiamocelo sempre, una buona, buonissima colazione, un pranzo un po' meno ricco, diciamo, abbiamo visto, e la sera andiamo un po' a decrescere. Se ci piacciono mangiare cose appunto più calde d'inverno, la sera potrebbe essere una zuppa, potrebbe essere un risotto fatto in un certo modo, ma adesso andiamo a vedere in questa preparazione che abbiamo ideato per questa puntata, proprio un pasticcio, anche questo molto semplice da farsi, accompagnato con dei fagioli. Allora, questa ciotolina con i cuoricini, Laura l'ha portata in tuo onore, visto che ti piacciono i cuori. Allora, qui ho portato i fagioli che mancavano, un cucchiaini per l'assaggio. Hai quindi presentato la nostra cena, questo bel pasticcio. Sì, fatto. Intanto assaggio, se vuoi un assaggiamo il couscous. Certo.
Ma così mi fa venire la mi dispiace. Com'è venuto? Buono. Molto buono, buono, veramente molto buono. Il sale va bene così? Per me va benissimo, sì. Sai, io mangio. Sì. Anche io sono abituata con poco sale. Ecco, questo lo preparo, poi io mi infilo in cucina e vado a cuocere. Ah sì, perché qui ci vuole poi un passaggio ancora in padella, anche se le patate e il cavolo sono cotte in precedenza, sono fatti bollire, giusto? E poi si salta tutto insieme, e questa è la procedura? Sì, saltiamo con l'acqua e non con l'olio. L'olio si mette poi a fine cottura. Ah, ok, quindi l'olio a crudo. Sì, anche perché è meglio utilizzarlo a crudo perché la molecola si rovina. Abbiamo un buon olio, utilizziamolo nel modo corretto. Con una padella antiaderente non c'è problema che le cose si attacchino. Cuociono benissimo, anche senza olio. La cottura senza olio. Sì, esatto. Quindi tu privilegi sempre, quando è possibile, la cottura senza olio? Proprio sempre, direi. Sempre. Nel senso, bisogna utilizzare senza olio. L'olio si usa crudo, anche perché la molecola dell'olio già a una certa temperatura comincia a trasformarsi e diventa nel tempo tossica. Ora, se uno una volta alla settimana mangia cose cotte con l'olio non è un problema. Il fatto è che in Italia spesso facciamo soffritti tutti i momenti. Io dico facciamo i soffracqua, non facciamo soffritti, mettiamo un goccio di acqua, mettiamo le stesse cose, gli stessi odori, però cerchiamo di utilizzare l'olio a crudo. Avendo anche un buon olio ha anche un sapore più delicato quello che andiamo a mangiare. Allora io qui andrò a mettere uno spicchio d'aglio. Sì. Un pochino di zenzero, perché lo zenzero io cerco di infilarlo dappertutto, che per l'inverno ci dà una grande forza. E metterò qualche pomodoro e poi ci aggiungo queste verdure. Ok, allora noi ti aspettiamo qui. Sì, grazie. Sì, lo zenzero ha anche proprio tante infiammatorie, tantissime proprietà digestive anche, quindi... Per la sera va benissimo, va bene in qualsiasi momento della giornata, ci possiamo fare anche delle tisane con lo zenzero, no? Bollendo le fettine di zenzero, però in questo caso dà anche quel sapore piccante al nostro piatto. Allora Laura è andata a cuocere le nostre verdure e quindi siamo ormai verso la fine di questa prima puntata, però sicuramente mi farebbe piacere se tornaste ancora a cucinare per noi, perché insomma sono tante le cose, no, che si possono dire su questo tuo metodo e poi su in generale il tipo di cucina che tu proponi. Molto molto volentieri. Bene, allora se Laura è pronta, ecco, con le verdure cotte, una bella spadellata di quindi verza, patate, pomodori, radicchio rosso. Pomodorini, zenzero, aglio. Qui è tornato il pubblico, venite da questa parte allora se volete zenzero, vedere. Aglio, e una spruzzata di limone e una puntina di tamari e le uvette per fare ottenere questo sapore. Per dare un po' di dolce, un tocco dolce. Naturale, naturale. È saporitissimo perché c'è il piccantino dello zenzero, il dolce dell'uva passa, il succo del pomodoro. Anche il bell'aspetto. Sì. Sento anche delle spezie. Cos'hai messo? Rosmarino? Rosmarino, origano. Le spezie sono soggettive, ognuno mette quelle che più gradisce. Quelle che ha a disposizione, sì. Quelle che più gradisce. Sì, sì. Poi in verità, volendo, la spezia può avere una proprietà particolare, sua funzione. Certo, ha la propria funzione anche oggi stiamo parlando di umore, anche di umore. Ci sono spezie, come per esempio anche la cannella, che sono ottime per alzare l'umore. A chi piace la cannella, perché ha un gusto un po' particolare. Giusto. Benissimo. Allora, che dire? Siamo giunti ormai al termine di questa puntata. C'era qualcosa che volevi aggiungere che secondo te poteva essere importante come messaggio per i nostri telespettatori? Il messaggio è di cominciare veramente un mondo, andare verso il cambiamento, andare verso un momento di consapevolezza e quindi di gustare nuovi sapori, di andare a sentire anche il proprio corpo, quello che il corpo dice. Attenzione, se viene qualche malanno, qualche dolorino, non è a caso, il corpo sta parlando, quindi anche provare a cambiare tipo di alimentazione, andando a un'alimentazione a base prevalentemente vegetale come abbiamo fatto oggi, potrebbe essere un buon modo per iniziare un nuovo percorso verso se stessi. Beh, insomma, è così, suona molto bene tutto quello che
che hai detto. Facciamo fare a Cristian un'ultima carrellata su quello che ha preparato per noi oggi Laura, e volevo anche chiedere a Laura se aveva qualcosa da aggiungere in chiusura prima dei saluti. Io devo ringraziarvi tantissimo. Per me è stato un grandissimo piacere, un grande onore. Ringrazio Marilù per questa collaborazione e saluto tutti a casa. Ciao. Saluto anch'io le mie ospiti, Marilù Mengoni e Laura Fedele, che ringrazio tantissimo. Buon rientro nella vostra terra, in Toscana, dove tornate oggi dopo essere stati in nostra compagnia. E un grande saluto anche a voi telespettatori. Continuate a seguire Ricette per vivere bene. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.